ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Eccoci in diretta, benvenuti, bentornati Insieme Idee e Persone, come sapete il nostro talk show che va in diretta qui dagli studi di Rubano, di Canale Italia, canale 15, digitale terrestre, ma non solo, anche Facebook e YouTube, perché non ci facciamo mancare nulla, facciamo vedere, ecco, grazie alla regia, il nostro tutorial, come si fa, basta andare sulla pagina Insieme alle persone TV, c'è la nostra diretta, c'è la possibilità quindi di guardare esattamente tutto quello che succede nella trasmissione, basta cliccare, andare sulla questa finestra grigia, mettere guarda la diretta e compare esattamente tutto quello che sta succedendo, uno sfasamento di 15-20 secondi. Oggi abbiamo tantissimi ospiti, se avete visto il programma, veramente interessanti, e oggi però ci concediamo una pillola di informazione medico-scientifica, però non voglio assolutamente parlare di Covid, anzi è tutto il contrario, parliamo di un atteggiamento possibilmente costruttivo, e parliamo di posturologia, e qui abbiamo qui in studio due medici che sono un riferimento qui per il Veneto in questo settore, quindi per 10 minuti, non vi perdete questo momento particolare, parleremo solo di posturologia. Ne parliamo con il dottor Alfredo Marino, medico chirurgo odontoiatra di Vicenza, benvenuto dottore. Buonasera, grazie. E poi invece abbiamo una conferma, il dottor Cristian Berton, medico chirurgo ortopedico, posturologo, medicina sportiva di Venezia. Bentornato. Buonasera. Dottore. Grazie. Allora, ho detto, dottor Marino, ho detto, lei è un riferimento nel nord-est qui per la posturologia perché ha cominciato tanti anni fa, il primo a creare l'abbinamento, a capire che dietro all'aspetto della masticazione, dietro all'aspetto legato proprio alla contrazione dei denti della mandibola, c'era anche una cosa legata quindi alla postura, mal di schiena. Io dico in maniera semplice, ovviamente. Ci vuole un po' spiegare cos'è questa cosa della posturologia? Beh, questa cosa della posturologia legata ai denti, lei intende? Certo. Quando io ho incominciato a lavorare come ortodontista, perché io faccio l'ortodontista come specialità, mi sono reso conto che il semplice, il banale in qualche modo raddrizzamento dei denti non corrispondeva probabilmente alla salute che stavamo ricercando nel paziente, al quale noi stavamo creando una nuova masticazione e quindi logicamente si poteva pensare anche una nuova salute orale. E quindi ho cominciato a cercare delle spiegazioni a questo sentimento, a questa idea che avevo, e mi sono interessato a varie discipline finché sono arrivato alla posturologia, perché la convinzione di partenza era che i denti storti, quindi una cattiva masticazione, fosse intimamente legata a una cattiva postura. Questa era la convinzione che avevo e che vedo che molto spesso viene ripetuta anche adesso da tanti dentisti e ortodontisti che fanno la pratica. Studiando, approfondendo, avendo anche la fortuna di essere caduto con delle persone, diciamo i padri della posturologia, abbastanza rapidamente mi sono reso conto che in realtà il legame che c'è tra la relazione che c'è tra una malocclusione, cioè i denti storti, e una cattiva postura, non è di tipo meccanico, ma è solamente, vorrei dire, di tipo sensoriale. Quindi quando noi correggiamo una cattiva masticazione e la correggiamo dal punto di vista meccanico, non è detto che questo raddrizzamento corrisponda anche ad un riequilibrio sensoriale e di conseguenza anche un riequilibrio sensoriale e posturale. Questo è un po' l'errore che è molto frequente. Tanti dicono, ok, raddrizziamo la bocca, raddrizziamo i denti, una linea mediana, una seconda classe, una terza classe, insomma delle malocclusioni, e in questo modo per forza di cose dovremo avere anche un miglioramento della postura. In realtà non è proprio così, anzi vorrei dire che è esattamente il contrario. E allora quindi io ho incominciato a cercare delle metodiche per fare in modo che
il raddrizzamento dei denti corrisponda ad un vero riequilibrio sensoriale e di conseguenza un riequilibrio generale. Benissimo, quindi dottore si è spiegato benissimo, perché io sto sempre attento che i termini siano il più possibile fruibili dagli amici a casa, però ecco una sorpresa per voi, prego la regia di far vedere la prima slide, ho recuperato un po' di materiale, sì, così lo facciamo vedere anche a casa, dottor Bertone, vediamo, ecco qua, dottore, ci vuole un po' spiegare cos'è questo, perché noi, per noi questo è un po'... Vabbè, a parte il fatto che magari bisogna un po' avvicinarsi, ma ci vuole un po' spiegare cos'è, Bertone? Allora, questa slide è una slide didattica comunemente utilizzata a scopo scientifico dei corsi per istruire i nuovi studenti e ricalca quelle che sono le quattro forme cliniche che possiamo avere, cioè le forme pseudovertiginose, le forme dolorose, con questo intendiamo dolori distribuiti in tutto il corpo. Cito la fibromialgia come regina di queste patologie, una patologia molto diffusa. Poi c'è una dispersezione orale, che anche questa ha svariati sintomi che magari andremo a vedere. E poi c'è una cognitiva. La forma cognitiva, e anche in questo caso possiamo citare tutti i disturbi specifici dell'apprendimento, non per ultima, anzi per prima, la dislessia. Un nostro medico ben conosciuto francese cura solamente bambini dislessici, ha deciso di intraprendere la sua attività solo in questo settore. Noi abbiamo deciso di allargare il campo. Cosa dire? Una cosa cura l'altra. Una cosa cura l'altra. Ci tenevo a dire soprattutto che il dottor Alfredo Marino ha approcciato questa disciplina dal punto di vista della bocca, dal punto di vista odontoiatrico. Io ho ripercorso lo stesso percorso fatto dal dottor Marino, partendo dal punto di vista ortopedico. Primo movens per me è stato visitare un bambino che doveva essere operato di piede piatto e alla fine siamo riusciti a trattarlo senza il bisogno di essere operato. Da lì ho deciso anch'io di intraprendere questo percorso che mi ha portato a fare conoscenza ed amicizia col dottor Marino, il quale ringrazio in questa sede pubblicamente per i suoi lavori fatti in precedenza e per i lavori che sono orgoglioso di fare anche talvolta in collaborazione. Benissimo. Ecco, allora abbiamo qui, ho creato, mentre prego la regia di lasciare sempre i nomi dei medici sotto, così gli amici a casa potranno identificarli. E facciamo vedere, regia, la slide che abbiamo preparato per voi, dottori, patologie e disfunzioni. Quindi che cosa succede? Ecco qua, scritto un po' piccolo perché le cose sono tante, però cosa succede? Quali sono i sintomi che dovrebbero far capire che c'è qualcosa da migliorare sotto l'aspetto della posturologia? Un sintomo tipico, spesso nei bambini, è quello del bruxismo, stringere i denti di notte, oppure l'agitazione notturna, accompagnato anche da incubi o fasi di irrequietezza notturna, si muove molto durante il sonno. Poi il russare durante il sonno o l'affaticamento presente già al mattino, come se non fosse mattina ma come se la giornata fosse già passata. Poi i tipici disturbi scolastici, tipo leggere, impressione di leggere senza capire, oppure essere disturbati dal suono e non capire quello che l'insegnante sta dicendo, e la concentrazione in classe che viene molto disturbata. E su questo ci sono dei lavori proprio del dottor Marino che dimostrano l'importanza del suono sulla percezione che abbiamo dell'ambiente esterno, su come il suono può disturbare. Chiaramente a questi lavori di ricerca della causa sono seguiti lavori di ricerca anche della cura e dei trattamenti per queste possibili patologie che chiamerei disfunzioni, scusate il termine proprio che ho usato. Bene, quindi dottor Marino, in sostanza voi individuate in base al malessere che una persona, quando fate l'approccio con il cliente, voi capite in base a quello che il paziente dice e cercate di intervenire sulla, diciamo, fate una regolazione
diciamo, io uso termini semplici, ovviamente, una regolazione del corpo proprio per permettere di bilanciare, di avere una corretta dimensione di quelli che sono gli stimoli esterni che arrivano al corpo. E, dico, a maggior ragione, dottore, in questo periodo in cui tutti siamo inevitabilmente stressati da voi, perché comunque siamo bombardati da certi giornali che ci raccontano purtroppo certe cose negative, vuoi l'essere costretti in casa, vuoi a gestire anche le relazioni all'interno di casa. Io immagino la mamma costretta a tenere i figli in casa tutto il tempo, in DAD per esempio, in didattica a distanza, e quindi a subire anche uno stress proprio fisico, quindi siamo un po' stressati anche fisicamente. Sì, certo. E quello che si deve capire è che se un bambino o un adulto ha la fortuna, perché madre natura gli ha regalato questa fortuna, di essere in un equilibrio buono, anche in una situazione come quella che stiamo passando tutti in questo momento, non subirà delle grosse modifiche. Le grosse modifiche vengono fuori, lascia il termine, passare il termine, quando il paziente ha una sindrome da deficit proprio eccettivo e che magari che non è ancora uscita completamente fuori, ma che questa aggressione che abbiamo subito tutti noi per questo fatto di essere chiusi in casa, magari in una casa anche con due stanze, quindi la mancanza di movimento, il fatto di essere sempre davanti ad uno schermo di un computer, questo non fa altro che infiammare il problema. Ed è per questo che occorrerebbe prendere delle precauzioni per cercare di evitare il più possibile che avvenga questo. Voglio dire, una precauzione banale, ma veramente banale, sarebbe quella di fare ogni 15-20 minuti degli esercizi, tipo chiudendo gli occhi o facendo dei movimenti con gli occhi un po' specifici che qualsiasi ortottista conosce, per fare in modo che, per esempio, i muscoli degli occhi si rilassino di tanto in tanto. Oppure banalmente, anche se chiaramente non va a modificare, chiaramente, anche se non andrà a modificare il reale stato del paziente, però fare anche quel minimo di attività motoria può essere quel minimo di aiuto per evitare di trovarsi in una situazione complessa. Io posso dire che, siccome ho un anno purtroppo che vedo dei bambini che subiscono questo problema, quelli che avevo avuto la fortuna di incominciare a trattare prima, ante Covid, vedo che tutto sommato hanno mantenuto un certo equilibrio. Invece capitano dei bambini in questo momento che sono veramente in una situazione molto, molto, molto difficile proprio a causa di questa situazione. Bene, bene. Ecco, allora, dottor Bertone, vuole concludere, il tempo ahimè a nostra disposizione sta terminando, vuole concludere con un auspicio, un consiglio da dare ai nostri telespettatori, ecco, magari veda lei, insomma, cosa assolutamente dire. Sì, visto il tema che abbiamo affrontato questa sera, direi che la nostra macchina corporea deve essere messa in ordine quanto prima, forti anche del fatto che siamo chiusi in casa. Come ha appena detto il dottor Alfredo Marino, i disturbi vengono amplificati. Io la volta scorsa in questa trasmissione dissi che bisogna fare attività fisica, cosa assolutamente importante che ripeto anche oggi, però chiaramente bisogna mettere la macchina in ordine, in equilibrio psicomotorio. Abbiamo i mezzi per farlo, sfruttiamoli. Certo. Ecco, benissimo. Allora io veramente vi ho invitato con estremo piacere, dottor Marino, dottor Bertone, perché comunque credo che questa sia la risposta giusta che Insieme alle persone vuole dare agli amici a casa. Non parlare solo delle cose che non vanno, che si potrebbero migliorare, ma dare una possibilità in questo momento ai bambini a casa, che magari stanno anche i genitori, i bambini che sono un po' costretti a casa, che non hanno purtroppo la valvola di sfogo delle attività sportive, perché ricordiamoci che poi dopo la scuola c'era la danza, c'era la pallacanestro, il calcio, e purtroppo queste cose oggi non ci sono. E allora magari se ci sono veramente persone che possono sentire bisogno di valutare qualcosa di diverso, io credo che sia questa l'opportunità che vuole dare Insieme alle persone, di sentire una campana diversa rispetto ad altre situazioni. Quindi l'intervento del dottor Marino e del dottor Bertone
sono proprio funzionali a questa nostra aspettativa di dare un contributo, anche un'idea nuova ai nostri telespettatori a casa di come certe cose possono essere prese anche e considerate anche da un altro punto di vista. Quindi saluto e ringrazio per la disponibilità il dottor Alfredo Marino, medico chirurgo odontoiatra da Vicenza, e il dottor Cristian Berton, medico chirurgo ortopedico, traumatologo e posturologo medicina sportiva di Venezia. Ecco, non mi resta che dire, dottori, grazie per quello che state facendo, avete tutto il mio sostegno, veramente un abbraccio di cuore, grazie ancora. Non ci resta che dire la sigla adesso, poi lo sacchetto pubblicitario e continuiamo con la nostra trasmissione. Non mancate. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Bene, ecco qua Insieme delle Persone TV, ricordatevi il nostro nuovo format, canale televisivo
dove siamo solo i social, e Insieme alle persone TV lo trovate su Facebook, quindi mettete mi piace, e anche su YouTube. Là troverete tutte le nostre produzioni, informazioni, reportage e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show Insieme alle persone. Ecco, grazie ancora Insieme alle persone TV. Quindi, come dicevo, abbiamo visto un'esperienza veramente bellissima, il dottor Marino, un luminare nel settore antesignano della posturologia, è venuto qui in studio in diretta a parlare di posturologia assieme al dottor Bertone, quindi 12 minuti, 14 minuti intensi in cui abbiamo parlato di queste cose. Adesso invece comincia il talk show, quello che siamo abituati e siete abituati a sentire, a vedere, ad ascoltare. Abbiamo qui in studio l'avvocato Christian Azzolin, consigliere comunale, capogruppo Fratelli d'Italia a Thiene, provincia di Vicenza. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, avvocato. Cesare Busetto, invece, che è segretario del Partito dei Veneti da Venezia. Buonasera. Buonasera. E Christian Bottaro, che invece è sindaco di Villanova di Campo San Piero, che è una cittadina in provincia di Padova. Ecco, a me piace sempre specificare la provincia, perché magari qualcuno non sa la geografia, è meglio dare una spiegazione in più. Invece abbiamo in collegamento via Skype per il momento il senatore Vincenzo D'Arienzo, Partito Democratico Verona. Buonasera, senatore. Buonasera, senatore. E poi la famosissima Anna Brondino, presidente della Corte del Cordello, l'Emporio della Solidarietà di Venezia. Buonasera, Brondino. Buonasera. Buonasera. Ecco, allora, Azzolin, l'altro ieri, se non sbaglio, sì, ieri c'è stata una protesta molto, molto forte da parte dei commercianti a Roma, davanti al Parlamento, cariche dalla polizia, si dice che si siano intrufolati estremisti di destra, insomma, gran caos. La Morgese oggi ha detto proteste inqualificabili. Ma credo che... mi pare che le proteste non siano solo in Italia, ma vediamo come in tutto il resto d'Europa la gente, voglio dire, in questo momento è stanca. È stanca dell'incertezza, io credo. E non voglio giustificare assolutamente questi soggetti che in qualche maniera possono, così come dicono, ma bisogna accertarlo, infiltrarsi in qualche maniera, sobillare la gente, ma credo che obiettivamente questo clima di assoluta opacità, di mancanza di informazioni chiare ormai da un anno da parte del governo stia portando all'esasperazione, oltre al fatto che c'è una drammatica situazione economica che non possiamo tacere. È di oggi la notizia, di ieri o di oggi, la notizia che è stata commissionata a Consip la realizzazione e la diffusione di una serie di container. Non ci spiegano per quale ragione, per affrontare future emergenze di che tipo. È una situazione che spaventa, è una situazione che fa paura nel momento in cui l'esecutivo non è chiaro. Ormai è un anno che non è chiaro, non sappiamo. Siamo qua a un anno di distanza dall'inizio dell'emergenza e ci ritroviamo ad affrontare questa situazione come se fossimo a trattare la peste nel Medioevo, nella società, nella civiltà della tecnologia e della biotecnologia. Siamo ancora qua a discutere, a trattare questa situazione emergenziale con mascherine, distanziamenti, chiusure assolutamente illogiche e irrazionali. Questo chiude, questo tiene aperto, tra l'altro anche spesso in contraddizione tra quelle che sono le abitudini di vita dei cittadini, che vuol dire possono andare a comprarsi l'intimo ma non possono andare a farsi la ceretta, scusate il termine, ma poi torni a casa e sai che bellezza quando tuo marito vede tua moglie con il bell'intimo e con le gambe, vuol dire, non trattate. Quindi credo che sia sotto il profilo economico che sotto il profilo della socialità siamo allo sbando, e la notizia di oggi, che ripeto, questa della Consip, fa presagire il peggio. Io non vorrei essere apocalittico, però visto come analizzare la situazione oggi a distanza di un anno ci fa temere il peggio. Ecco, senta, senatore D'Arienzo, volevo chiedere questo, le proteste dei commercianti esasperati, vabbè, chiaramente la manifestazione di ieri è stata un po' strumentalizzata, ma succede sempre così,
Questo non toglie e dispiace anche per i poliziotti feriti, a cui va tutta la mia solidarietà. Dispiace, però l'argomento principale sono i commercianti che sono stati presi di mira, diciamo, tutta la categoria dei commercianti. Ecco, ieri, cioè fatalità, no? Ieri parlavamo di questo aspetto della lotta dei commercianti e del contrasto sotto il Parlamento. Brunetta qualche ora prima ha aperto le danze per il famoso aumento del salariale proposto, 107 euro per i dipendenti statali e 127 euro mi pare per i dipendenti INPS lordi medi al mese. Ecco, qualcuno ha detto ma come mai c'è questa differenza, mentre i commercianti vengono lasciati abbandonati a se stessi, invece ci sono i dipendenti pubblici che hanno avuto lo stipendio intatto invece che hanno un aumento, addirittura un aumento di stipendio. Ma intanto grazie per l'invito. Guardi, io ieri ero presente alla manifestazione per ovvie ragioni, insomma ero in zona e ho visto la differenza tra le persone per bene e i violenti. E quindi da una parte c'è una protesta che ritengo essere legittima, insomma tutti siamo stanchi della situazione che stiamo vivendo, e dall'altra invece condanno con forza, ma mi fa piacere che l'abbia fatto anche lei, una violenza inaccettabile. Ci sono state infiltrazioni? Sì, penso proprio di sì, perché si vedeva anche visivamente chi erano le persone per bene e chi invece erano usi alla violenza, e in queste situazioni si annidano sempre questi delinquenti che poi fanno apparire attraverso il ferimento di un poliziotto o la distruzione di qualche locale il loro risultato. In realtà quello che per noi contava era appunto quello che pensavano le attività economiche. Guardi, i nostri nemici non sono i commercianti, non sono le attività economiche, sono quei violenti. Il nostro nemico è il virus, non le attività economiche. Il nostro interesse sono le attività economiche e la salute dei cittadini. Rispetto alle cose invece che mi ha chiesto, guardi, noi non abbiamo abbandonato nessuno, anche le attività economiche, capisco, non hanno ricevuto quei ristori che si aspettavano, ma una parte significativa dei vari scostamenti di bilancio, ovvero di nuovo debito pubblico, è andato alle attività economiche. Non metterei contro tra di loro delle attività completamente diverse, come i dipendenti pubblici, il cui stipendio a causa dei vari blocchi è fermo da circa 10 anni, con le attività economiche. Siamo tutti nella stessa barca, è un momento difficile. Quello che è stato possibile fare lo facciamo, lo faremo ancora con il decreto sostegni. Quindi se posso mi permetto di dire che per quanto ci riguarda sono tutti sullo stesso piano, sia i dipendenti pubblici, sia i dipendenti privati, sia le attività economiche. Bene, ecco, volevo aggiungere qualcosa, Bussetto. Coraggio davvero a fare un'affermazione del genere. È davanti agli occhi di tutti che purtroppo ci sono dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B, egregio senatore. Perché lei, io non voglio chiedere cosa prende lei al mese per fare il ruolo, che sicuramente lo farà nel migliore dei modi, con la massima responsabilità, però è davanti agli occhi di tutti che non perché io ce l'abbia contro il dipendente pubblico, tutt'altro, però il dipendente pubblico oggi a fine mese ha il suo stipendio. Qua stiamo parlando di categorie economiche che sono mesi, mesi e mesi che non prendono un euro. Ho amici ristoratori che non sanno come fare, che col take away non guadagnano nulla. Sono, cioè, le violenze, e magari ci saranno stati gli infiltrati, non dico di no, ma io lo ripeto da mesi, il 2021 sarà l'anno delle tensioni sociali. Ma perché anche voi, nessuno di voi dà un buon esempio e magari devolve la metà del proprio stipendio di senatore, di deputato, di parlamentare per delle categorie che sono alla fame? Guardate che voi non ve ne state rendendo conto, ma fra un po' è una polveriera che esplode. Ma ve lo dico, ma perché dovete scendere nelle piazze per toccarle queste cose? Dovete fare dei giri di telefonate ai vostri amici che hanno delle attività. Sono andato l'altro giorno in un centro commerciale per vedere delle apparecchiature elettroniche. Beh, era tutto transennato, addirittura le pentole e i piatti. Voi mi dovete spiegare perché io non posso andare a prendermi una pentola e un set di piatti. Cosa prendo? Il Covid in un grande magazzino se prendo e mi porto a casa un set di piatti? Seconda cosa, avete una responsabilità, lo dico a lei perché visto che è di un partito che era anche prima al governo,
avete una responsabilità. Vogliamo parlare, per esempio, ma tanto per citarne una, il discorso dei banchi delle scuole. Ma non vi vergognate, non avete un minimo di pudore quando c'è gente che non ha i soldi per pagare né a parte le tasse, per pagare neanche da mangiare, non comprarsi da mangiare, la spesa della luce, del gas, che quelle arrivano, anzi aumentano, e voi state lì tranquilli, sì, no, ma noi i cittadini sono uguali. Ma io mi vergognerei, ma veramente io mi vergognerei. Dovete fare un bagno di umiltà, dovete scendere e lì recupererete voti o sarete concreti con la gente. Far politica per me è questo. Bene, c'è una telefonata da casa, poi sentiremo il senatore D'Arienzo se vorrà rispondere. Pronto, chi parla? Pronto? Salve a tutti, sono Leonardo, chiamo da Padova. Sì, prego. Allora, niente, io intanto volevo ringraziare il senatore D'Arienzo perché si mette la faccia. Io sono uno di quelli che l'altro giorno era a Roma. Io vorrei solamente capire come si permette di dire che non hanno abbandonato nessuno. Ma state scherzando? Avete idea di quello che sta succedendo nel paese? Il 50% del paese è nella fame nera. Ci sono attività che sono chiuse da 13-14 mesi. Non incassano una lira. Sono pieni rasi di debiti. Non sanno come andare avanti. La gente, c'era cioè gente che piangeva disperata ieri. Questo è vero, grazie. Grazie della testimonianza. Purtroppo dobbiamo andare, non me ne voglia l'amico a casa, ma dobbiamo andare avanti. D'Arienzo, se la sente di replicare. Certamente. Grazie. Ma guardi, io sono di una serenità assoluta. Oserei dire che il populismo non muore mai, è una brutta bestia, e neanche di fronte alla morte di migliaia e migliaia di italiani si ferma, anzi pensa di lucrare su questo per dire che gli altri sbagliano. Guardi, io sono convinto delle cose che abbiamo fatte, perché abbiamo fatto sia nel Conte 2 e sia con il governo Draghi. Nonostante siano cambiate le forze politiche a sostegno, diciamo il fulcro delle decisioni non è cambiato. Noi abbiamo sempre cercato di sostenere tutto quello che era possibile sostenere, quindi attraverso la cassa integrazione, le migliaia di lavoratori che non hanno lavorato e attraverso i ristori di vario genere, dei sostegni economici alle attività economiche. Noi sappiamo bene che questo non è sufficiente, vero? Lo sappiamo benissimo. Sappiamo bene che dando 5.000 euro a un'attività economica non si riesce a pagare l'affitto, l'IMU, la TASI e tutte altre cose ancora. Le conosciamo bene queste cose qua. Diciamo purtroppo la situazione è questa, che ha a che vedere con la situazione di cassa del nostro paese. Purtroppo non possiamo permetterci quello che vorremmo, ma soprattutto con l'allungamento dei tempi riferiti sia alla campagna vaccinale sia purtroppo alle tre ondate epidemiche che ci hanno investito, ragione per la quale abbiamo in diversi momenti degli anni, sia 2020 che 2021, dovuto prendere dei provvedimenti restrittivi. Ma visto che io sono colui che prende i soldi a sbaffo e non sono in grado, ancora non ho sentito da coloro che sono intervenuti qual è la controproposta. Magari è più intelligente, più idonea, sono pronto ad ammetterlo. Le categorie economiche non reggono più, senatore, non possono più andare avanti così. Ci sono delle categorie economiche che devono aprire. Ma le faccio un esempio: è normale che io non possa andare a prendere le scarpe, posso solo prendere delle scarpe di bambino, un negozio da esperto solo per le scarpe da bambino e non per le scarpe normali. Queste cose qua vanno cancellate. Un ristorante che è aperto a mezzogiorno ormai deve aprire anche la sera. Ma vogliamo parlare del coprifuoco delle 22? Non siamo mica in guerra adesso, basta. Guerra i francesi, i tedeschi, lo erano gli inglesi, i finlandesi, i portoghesi, gli spagnoli. Guarda, io le do ragione solo, io le do ragione solo su una cosa che ha detto. En passant, però è focale. Lei ha detto chiaramente, purtroppo i ristori non li stiamo dando, però non ci sono i soldi. Mi pare di aver intuito questo che lei abbia detto. Purtroppo è così. Ed è questa la realtà, perché la Germania sta ristorando da un ristoro del 75%, ho letto oggi, del fatturato.
ma noi siamo distanti anni e luce, siamo al 70-60% di cose, di un mese. Cioè capisce che, giustamente lei dice non ci sono i soldi, allora diciamolo chiaramente, non fingiamo, non ci sono più i soldi, l'Italia è un paese fallito, noi lo diciamo da anni, almeno da 10-12 anni, l'Italia è un paese fallito, abbiamo da ricostruire un paese, noi, per noi, viva il Veneto indipendente perché questa è la mia linea, però bisogna essere concreti, questa è la realtà, non ci sono i soldi. Sentiamo Bottaro, senta, adesso ha detto una cosa interessante, Busetto, non ci sono soldi, il senatore aveva accennato la stessa cosa, però oggi leggevo sui giornali e dicevano ci sono soldi invece... Ci sono soldi. I ristori e la cassa integrazione. Noi abbiamo dovuto sforare il bilancio in 5 occasioni per una cifra che si avvicina ai 150 miliardi di euro a debito. Questa è la prova del fallimento di questa politica. È un fatto. Questa è la prova che state sbagliando tutto. Questa è la prova che la vostra politica è fallimentare, non è con i ristori che riusciamo. E dopo un anno siamo ancora qua che parlate di ristori con i risultati che vediamo, che sono evidenti, come ha ben evidenziato. Scusi, non ho capito la come sua proposta, però. Sto dicendo dove che avrebbe preso i soldi e qual è la sua proposta? Voi state... Ma non sarà certo con la politica dei ristori, con uno Stato, vuol dire il cui bilancio... Mi lasci parlare un secondo. Allora mi ha chiesto qual è la proposta, vuole continuare lei? Sì, okay. Ok, intanto lei è seduta, vuol dire, sulle poltrone dove si decidono le sorti di questo paese. Ma dopo un anno non vi siete resi conto che non abbiamo i soldi e che non è questa la politica per affrontare la crisi? Con i ristori, il vostro unico sforzo, vuol dire, sono modificare il bilancio. Avete fatto 5 modifiche sul bilancio. La soluzione è aprire, come è stato detto. E trovo tra l'altro offensivo che lei si rivolga allo spettatore che ha chiamato prima dandogli del populista, non so se l'ha dato a lui o... Qui lasciamo stare le etichette e gli stereotipi, e non parliamo e non difendiamoci tirando fuori le vostre immagini, quelle sì propagandistiche, ma i morti chi li ha fatti? I morti li sta facendo di stanno, i morti li ha fatto la vostra politica sanitaria vergognosa. È un anno che ci girate attorno, adesso stiamo parlando di vaccini ma ci siamo dimenticati di parlare delle terapie, delle cure domiciliari. Parlate solo di vaccini, così mi confronto, buttate fumo negli occhi della gente parlando solo di vaccini. Buttate solo fumo negli occhi della gente, perché il problema non è solo, non può essere tutta soltanto la campagna vaccinale, bisogna puntare anche alle terapie, perché di questo virus non muoiono tutti, abbiamo visto le percentuali, tra l'altro spesso voglio dire, sappiamo benissimo che moltissimi hanno messo in dubbio le statistiche. Io non sono qua, non sono un medico, non sono un virologo, non sono uno statistico. Però di questa malattia si guarisce, si può essere curati. Vogliamo parlare anche delle terapie? Ecco, vogliamo parlare anche delle terapie? Scusa, sentiamo... Senatore, scusi un secondo, volevo sentire... Non dico io che non sono uno scienziato. Azzolin, sentiamo, volevo sentire la Azzolin... Senatore, mi scusi, volevo sentire per cavalleria anche, sentiamo Azzolin, poi sicuramente senatore potrà, vedo che vuole dire qualcosa, signora Bondino. Sì, allora intanto volevo far presente che mi dispiace per chi ha parlato prima che bisogna aprire, ma bisogna aprire come dobbiamo aprire. Faccio presente, l'avevo detto anche la scorsa trasmissione, mio marito ha preso il Covid, si è fatto 21 giorni di ospedale in terapia subintensiva e noi non siamo ancora riusciti a capire dove ha preso la malattia. E questo è un dato, e con lui ancora tantissime altre persone sono negli ospedali. Quindi prima di dire di aprire, secondo me bisogna fare una riflessione sul come aprire, diciamo, come tra virgolette diciamo liberare, lasciare andare le persone a fare una vita normale, tema 1. Tema 2, mi permetterei di dire al senatore, mi scusi non mi ricordo il nome, le chiedo perdono,
Il tema, chiaramente sappiamo tutti che non ci sono i fondi, però guardi, io mi occupo di povertà in questo momento. Forse all'inizio è stato sbagliato qualcosa. Invece di dare degli aiuti a pioggia, come è stato dato all'inizio, forse, dico forse perché io non sono uno statista, non ho le competenze, però direi che sono una casalinga normale, di quelle che fanno una vita normale. Ce ne sono molte, molte, sono molte donne brave che fanno le casalinghe, che dovrebbero essere degli ottimi ministri delle finanze. Forse perché sa bene in questo momento. Sì, è vero. Ecco, quindi quello che mi permetto di dire è che forse gli aiuti, invece di essere indirizzati a pioggia, sarebbe stato più opportuno fossero un tantinello più mirati. Credo che gli italiani in realtà vogliano lavorare più che avere sussidi. Quindi l'idea, secondo me, potrebbe essere di aiutare un tantino in maniera più sostanziosa le aziende che potrebbero naturalmente generare posti di lavoro. Forse mi dà l'impressione che questo non sia stato fatto all'inizio. Adesso forse un qualcosina, però si rende conto anche lei, senatore. Forse è vero non ci sono i soldi, però è vero che un anno è lungo per un'azienda rimanere chiusa, no? Quindi il tema che chi è a Roma forse si deve porre è anche questo, cioè questa incertezza dell'aprire, non aprire, di dire un giorno prima, un giorno dopo chiudiamo, di un'impossibilità di una programmazione per le aziende. Lei sa meglio di me che probabilmente c'è necessità di programmare quando uno ha un'azienda gli investimenti o comunque le aperture, tutto quello che ne deriva da un'attività economica. Io si ha l'impressione, guarda, una persona normale come me che fa una vita normale, a volte si ha l'impressione che alcune decisioni vengano prese forse, dico forse, senza considerare quello che è la vita normale, insomma, di un'azienda. Ecco, benissimo, Brondino, bene, grazie. No, mi ha dato uno spunto interessante, Bottaro, volevo chiedere questa cosa qua. La signora Brondino ha detto il politico... Ho approfittato al volo dell'assist, non si rende conto delle esigenze del cittadino. Cioè, qui ne abbiamo parlato anche parecchie volte qui in trasmissione, la politica di Roma, l'area di Roma frizzantina, la famosa area di Roma, io dico Roma c'è da 2000 anni perché mi piace la storia di Roma, però lei che invece è sindaco, la prima linea, Roma non si rende conto, cioè questo sfasamento spazio-temporale fra chi decide a Roma e chi invece è la prima linea come lei, sindaco, di una città, di provincia, della ricca provincia del Nord. Io sono sindaco di un comune di 6.100 abitanti, quindi è un comune che di dimensioni è piccolo, perché per l'amor del cielo, però mi permette di vedere diverse realtà molto vicine e le conosco quasi tutte, nome e cognome, proprio direttamente. E a Villanova di Campo San Piero c'è il ristoratore, a Villanova di Campo San Piero ci sono i bar, a Villanova di Campo San Piero ci sono diverse categorie. E ciò che mi preoccupa da sindaco è l'aspetto sociale, ma anche la salute interiore di queste persone. E da sindaco, devo dire, molto spesso registriamo questi provvedimenti molto scollegati dalla realtà in prima linea. Il senatore, che apprezzo, chiedeva delle proposte. Investire molti soldi nella scuola o investire dei soldi nella scuola, io lo vedo come un aspetto positivo. Investirli in quella maniera là è stato sicuramente una scelta totalmente sbagliata. Investendo invece sulle infrastrutture scolastiche, sui plessi scolastici, nell'edilizia scolastica, questo qua magari facendo lavorare le nostre aziende consentiva di fare scuole, di fare delle manutenzioni ai nostri plessi scolastici e di renderle più efficienti sotto il profilo energetico, e quindi ci permetteva di risparmiare soldi in bolletta nei successivi anni e conseguentemente metteva in moto quel circolo di far lavorare le aziende. Io, per esempio, sono un credente, da credente dico forse dovrei praticare di più facendo un esame di coscienza, però mi chiedo, no, parlando di chiusure e aperture, si va in chiesa ed è giusto andare, e perché al cinema no? Cioè, qual è la differenza? Si va al ristorante a pranzo ma non alla sera. Premesso, io sono
il sindaco è autorità sanitaria locale e pertanto la prospettiva deve essere molto ampia, perché noi nel nostro territorio abbiamo delle strutture ospedaliere che sono fortemente in difficoltà e abbiamo degli operatori sanitari, dei medici che sono particolarmente sotto stress e che dobbiamo tutelare anche loro, ok? Però io dico, se adesso soprattutto che sta arrivando la bella stagione, ma qualcosa lo potevamo fare anche prima nella fase invernale, se cominciamo a disciplinare un po' meglio le cose, se spieghiamo con le buone o con delle sanzioni che come prima non si può fare, ma che qualcosa possiamo riuscire a fare, contingentare gli accessi, tenere le distanze, fare tutto quello che avevamo iniziato, secondo me riusciamo a salvare capre e cavoli, perché il senatore ha detto bene, sono stati fatti degli scostamenti di bilancio. Se andiamo avanti così e se chiudono delle attività, lo Stato avrà molto meno gettito, perché quando le imprese chiudono non entrano più fondi di gettito, ok? E soprattutto ci troveremo a fronteggiare un altro tipo di sanità, una sanità, mi permetto di dire, senza offesa a nessuno, senza essere catastrofista, ma una sanità mentale che sarà davvero preoccupante. Bene, bene, allora salutiamo due nuovi ospiti collegati via Skype, l'assessore Cristiano Corazzari, buonasera. Buonasera assessore, assessore regionale Veneto per territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca. E poi invece abbiamo per la prima volta in collegamento Massimiliano Zane, che è progettista culturale, consulente strategico per la gestione e la valorizzazione delle risorse culturali Venezia. Benvenuti entrambi. Ecco, allora assessore Corazzari, le faccio una domanda che è venuta fuori un po' dal precedente dibattito. Il senatore D'Arenzo dice abbiamo curato gli italiani, mi corregga senatore dove sbaglio, perché potrei sbagliare, come sono, non sono perfetto, quindi abbiamo tutelato la salute dei cittadini. Invece Bottaro dice sì, però qua c'è una nuova emergenza che è, diciamo, lo stress delle persone, i cittadini, gli imprenditori, le abitudini che sono modificate, la gente non ce la fa più. Quindi quale delle due da tutelare, cioè sono una salute fra virgolette dei cittadini che andrebbe tutelata entrambe, però sembra che il governo sia più orientato sulla prima salute. Beh, innanzitutto occorre dire che si tratta di una dicotomia che tutti i cittadini vivono quotidianamente: da un lato la paura per l'emergenza sanitaria, la preoccupazione per i propri cari, magari sia degli anziani in casa, in particolar modo le categorie più deboli, dall'altro però la necessità di continuare a vivere, di guardare con fiducia al futuro, di far sì che l'emergenza sanitaria non si traduca in una catastrofe economica, anche perché dobbiamo ricordare che tutto il sistema dei nostri servizi di welfare state, prima fra tutti la sanità, si regge su un sistema economico sano che funziona, che quindi che possa produrre anche quelle risorse per garantire i servizi ai cittadini, la sanità, le pensioni, gli stipendi. È un sistema che quindi si sostiene solo se è in equilibrio. Ora, la prima cosa da fare, devo dire su questo si è dibattuto molto, è riuscire a trovare una soluzione, ed è la priorità assoluta, alla situazione di emergenza sanitaria. La soluzione che è stata individuata è quella dei vaccini, oltre a delle norme comportamentali che impongono a tutti i cittadini il rispetto di alcune regole e l'appello soprattutto a un grande criterio e senso di responsabilità che dice che laddove finisce la mia responsabilità posso andare a influire anche sulla salute di qualcun altro. Naturalmente questo è stato seguito in un anno lungo, un anno difficile, che ha comportato un grande sacrificio per tutti i cittadini, partendo dai nostri giovani, i ragazzi, partendo da tutte le imprese, da tutte le partite IVA, che devo dire soprattutto in Veneto hanno dimostrato un grande, grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio. Ora bisogna voltare pagina e guardare con forza al futuro. Questo ci è prospettato dalla campagna vaccinale, che devo dire sta proseguendo, sta progredendo in modo importante, e pari passo abbiamo fatto, e
quotidianamente facciamo degli incontri, si dovrà andare verso una prospettiva certa di riapertura e di ripresa di tutte le nostre attività economiche e della vita sociale. È una fase questa cruciale, delicatissima, su cui tutti stiamo lavorando e su cui non possiamo permetterci di sbagliare, perché da un lato abbiamo il dovere di salvaguardare la salute dei cittadini, dall'altro abbiamo però anche il dovere di far ripartire le attività economiche, far ripartire tutta la nostra comunità, perché così non si può andare avanti. Ecco, senatore, prego, assessore, concluda. Sì, prego, se vuole concludere. No, siamo certi che in Veneto si cominceranno dalle prossime settimane a vedere dei risultati importanti. Questa è una, diciamo, invocazione di fiducia che faccio, ma ragionata sulla base di uno spirito di dati che cominciano ad arrivarci, e dall'altro lato però bisognerà far ripartire questo sistema economico, e potremo farcela solo con una grande filiera tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e le nostre imprese. Ecco, senatore D'Arezzo, vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto finora? Ma no, io condivido il fatto che la soluzione, l'unica soluzione possibile è solo ed esclusivamente la campagna vaccinale. Più procede speditamente quella, soprattutto mettendo a tutela e in sicurezza le categorie più deboli, le persone anziane, i malati cronici, insomma, quelle categorie che sono state definite, più sono tutelate quelle persone, più è possibile aprire. Quindi se le cose dovessero andare come previsto, ma ai noi non è un problema italiano, è un problema nel mondo che non riusciamo a trovare i vaccini che servono, più si vaccinano le persone, più è possibile aprire. Io sono molto positivo che entro il mese di maggio noi avremo delle possibilità che oggi sono insperate. Molto è legato però alla fornitura dei vaccini. Per quanto riguarda invece le cose che si dicevano prima, guardi, io sarò velocissimo. Noi abbiamo fatto più volte la comparazione con i provvedimenti presi dagli altri paesi europei, e i provvedimenti non sono dissimili. Di fronte alle tre ondate epidemiche non ci sono stati provvedimenti simili. Come è noto, la Germania addirittura chiede un altro mese di lockdown. Prendo ad esempio la Germania, ma è in tutta Europa che sta avvenendo così. Come abbiamo fronteggiato la cosa? Con diversi provvedimenti, e per sostenerli abbiamo chiesto 5 scostamenti di bilancio, cioè derogare a ciò che avevamo detto nelle leggi di bilancio, cioè fare nuovi debiti. Ne abbiamo fatti per 150 miliardi di euro per pagare ristori, sostegni, cassa integrazione, sanità straordinaria alle persone che ci lavorano. Cioè tutto questo denaro non è stato buttato via. Lo stesso blocco dei licenziamenti, ad esempio, è stato finanziato in maniera importante. Quindi, di fronte a questo sforzo che è servito per reggere, non per far sviluppare, vero, ma per reggere la pandemia, abbiamo l'altra straordinaria opportunità che è il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Ci sono 209 miliardi rispetto ai quali possiamo potenziare la sanità, la scuola, le cose che dicevo e che condivido del benissimo, sindaco. Benissimo. Una nota finale: queste scelte sono sempre state condivise ai tavoli con ANCI, UPI e Conferenza Stato-Regioni. Quindi quando sento che non c'è stato coordinamento, faccio fatica a capire a che cosa si riferisce in particolare. Parlando di coordinamento non solo con le amministrazioni locali, ma addirittura anche con i cittadini, abbiamo assistito a dei DPCM diciamo pubblicati o annunciati la domenica sera e il sabato sera, che disciplinavano l'apertura o meno delle scuole e che impedivano alle mamme di riorganizzarsi. Cioè, in questo io vedo lo scolamento, nelle cose basilari. Ma dopo le dico anche un'altra cosa. Mi raccomando una cosa importantissima: il recovery fund. Cioè, questa opportunità che ci arriva non la possiamo assolutamente sprecare, e dobbiamo utilizzare questi soldi per un vero rilancio. E bisogna sburocratizzare in maniera importante i cavilli, tutte le procedure, perché benissimo, qua veramente rischiamo davvero di perdere un treno importante. Perfetto. A proposito di questo, Busetto, la mia preoccupazione, il sindaco mi ha anticipato una riflessione, mi ha letto nel pensiero. Io sono seriamente preoccupato perché abbiamo una struttura organizzativa che è burocratica, che
diciamo, è famosa, per, anche se Conte in una conferenza stampa dell'anno scorso ha detto dobbiamo sburocratizzare l'Italia, io sto ancora aspettando, semmai io vedo ancora più burocrazia, passatemi il termine, però arrivano questi soldi su un carrozzone arrugginito che fa acqua da tutte le parti. Sono veramente preoccupato, cioè questi, che una struttura inefficiente possa disperdere questo patrimonio. Penso sia una preoccupazione di tutti, questa valanga di soldi che arriva, e c'è un po' la corsa, non dico all'accaparramento di fondi, penso solo al settore green, cioè ci sono dei settori dove veramente si fa quasi fatica a pensare, a elaborare in velocità su dei temi, come poter spendere al meglio questi soldi che arriveranno. Ma capisco benissimo le preoccupazioni dell'amico sindaco di Villanova di Campo San Piero, perché di nuovo c'è uno scollamento, secondo me, tra chi sta a Roma e chi vive il territorio tutti i giorni. E vengo incontro anche a quel discorso che diceva la signora, non ricordo il nome. Chiaramente aprire non vuol dire aprire domani si apre tutti, libera tutti e si esce fuori. Bisogna usare chiaramente la testa e l'intelligenza, cioè ci saranno delle categorie che possono aprire. Si faceva prima l'esempio del ristorante: perché è aperto a mezzogiorno e alla sera non lo posso aprire? Lo apri anche alla sera, cioè non possiamo più aspettare. Ci sono delle categorie che non, e ve lo dice una persona che per esempio lavora su eventi, grandi eventi, è un anno che non esistono più teatri, cinema, cioè cosa c'è stata fatta la riapertura dei teatri, ma avete idea della programmazione? C'è anche l'assessore Corazzari, mi fa piacere che la programmazione che serve per aprire una stagione teatrale, cioè non è apriamo i teatri, sì adesso i teatri si possono aprire, ma stiamo parlando la stessa lingua o stiamo parlando di cose veramente astruse? Stiamo guardando, cioè non ci sono soldi, e questo l'abbiamo appurato. I ristori, sì, in Germania parlano, lo sentivo anche prima alla radio per venire qui, di chiudere ancora, però è facile, stai a casa chiuso, se ti pago lo stipendio ai dipendenti e ti do il 75% del fatturato. Ma chiaro che uno chiude, dice va bene, c'è la pandemia, è sotto gli occhi di tutti, stiamo a casa. Poi, altra questione delle cure domiciliari, è fondamentale. Qui in Veneto abbiamo dei medici come Riccardo Zumski, che sono stati paladini delle cure domiciliari innovative, quando invece si è andato avanti a tachipirina. E adesso anche il TAR ha dato ragione al suo gruppo di medici e a persone come lui. Ma sono mesi e mesi che questi medici lavorano H24 e hanno salvato vite umane. E ora viene riconosciuto che effettivamente ci sono degli altri sistemi per curare a casa, per aggredire in maniera veloce e non aspettare, come si diceva all'inizio. Cioè vanno cambiati anche i protocolli. Ma in tutto questo sistema è passato un anno, non è che stiamo parlando degli inizi della pandemia, è passato un anno. La burocrazia regna sovrana. Sentiamo telefonata da casa, pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sì, salve, Giovanni, dalla provincia di Padova. Prego, prego. Volevo chiedere gentilmente se per caso ci sarà qualcuno che pagherà per tutti i morti che hanno fatto, sia dentro gli ospedali che fuori, perché la gente non si cura più, perché hanno chiuso tutti quanti i servizi ospedalieri, che partano chi deve pagare dall'alto fino in basso, vuol dire tutta la politica. Grazie, grazie. Comunque, grazie, grazie Giovanni, grazie. Purtroppo questo è un tema che abbiamo già affrontato, delle persone che nessuno ne parla, quelle persone che sono morte indirettamente per mancanza di cure, mancanza di trapianti, mancanza di assistenza post-ospedaliera. Però volevo fare una domanda all'avvocato Azzolin. Allora, non ci sono soldi, a parte il fatto che questi soldi sono extra bilancio, quindi sono stati spesi con l'autorizzazione di Roma, quindi, pardon, di Bruxelles, e sono debiti che graveranno sulle nostre spalle, sui nostri figli. Però io invece vedo che non ci sono soldi, però alla fine soldi per il reddito di cittadinanza, i soldi sono aumentati. Soldi per i migranti ci sono, soldi per le primule
Vi ricordate, a un certo punto Arcuri si era inventato 500 milioni di euro per fare le primule, per fare i piani vaccinali, e potrei continuare, e i bonus di qua, bonus da 21 bonus. Monopattini, bonus monopattini. Quindi i soldi ci sono, allora, cioè, io vorrei capire, i soldi non ci sono, ci sono, a parte i 107 euro per ogni dipendente, ripeto, io darei solo l'aumento di stipendio, forze dell'ordine e quelli che lavorano in ospedali, in prima linea per combattere il Covid. Io non capisco perché il dipendente del Ministero di Roma, che sta in smart working, che lavora 3 ore al giorno, deve avere 107 euro di aumento di stipendio. Sì. Un giorno qualcuno me lo spiegherà, io non sono riuscito a capirlo. Allora, Azzolini, i soldi non ci sono, però evidentemente per certe cose che portano consensi e voto e voti a certi partiti politici, invece i soldi ci sono. Com'è questa cosa? Sì, ma io credo che è quella politica assistenzialista che abbiamo visto all'inizio, alla formazione del primo esecutivo con la Lega, con il governo giallo-verde, quella politica di assistenzialismo che aveva portato al reddito di cittadinanza, viene oggi mutuata anche per gestire l'emergenza. E se noi pensiamo di andare avanti con questa politica di assistenzialismo, andremo avanti, fra un anno ci ritroveremo in una situazione peggiore di questa. E tra l'altro non è è un carrozzone di soldi che perde acqua, ha ragione, ma questi non sono una montagna di soldi, perché ai cittadini arrivano le briciole. Si accontenteranno forse per un mese, per 2 mesi, anche coloro che ricevono il bonus di qua e il bonus di là. In realtà, come diceva giustamente lei, cosa succederà? Che questi sono alla fine soldi che vengono prestati, dovremmo restituirli. Il che mi dà ulteriore conferma del fatto che in questo momento siamo un paese a tutti gli effetti commissariato dall'Unione Europea, ci stanno dando il contentino, cercano di creare delle false illusioni, e noi nel frattempo stiamo subendo, molti stanno zitti, pochi protestano, ieri a Roma hanno protestato, e secondo me giustamente, lasciando stare quelli che hanno poi attaccato la polizia e spaccato le vetrine dei negozi, che tra l'altro è assolutamente un controsenso. Stiamo protestando per salvaguardare le attività commerciali, e non solo, perché non c'è solo il commercio, e poi andiamo a fare questi tipi di azioni. Per questo dico che secondo me è chiaro che sono strumentalizzate. C'è anche qualcosa che non quadra in quello che è successo ieri. Il fatto è che, ripeto, questa politica fatta di ristoro. Sì, buonasera direttore, sono Sebastiano D'Apano. Sì, prego Sebastiano. E io ieri ho visto purtroppo la rivolta sia a Roma, sia a Napoli, sia a Milano. Purtroppo questo bisogna stare attenti, perché è un qualcosa di pericoloso, perché parecchi anche i giornalisti in TV fanno vedere che c'è un'attenzione sociale. Questo è vero, però non ce la dobbiamo purtroppo prendere con dei poliziotti che ci tutelano a noi. Quindi non bisogna picchiare alle forze dell'ordine. Per me l'unica potenza che farei, non pagare le tasse per 6 mesi, non pagare né affitto, non pagare nulla, chiudere le attività, e quella è la migliore protezione. E dobbiamo stare attenti, perché veramente qua ancora non è nulla, ma quando ci sarà la possibilità che i licenziamenti verranno sbloccati, perché prima o poi verranno sbloccati, lì sarà la bomba sociale. Quindi prima che succede l'irreparabile, bisogna prevenire, bisogna fare aprire le attività, chi sbaglia, che non rispetta le regole, chiude. Ma bene, però grazie. Bisogna fare girare un po' l'economia. Grazie direttore, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, gentilissimo Sebastiano. Azzolini, brevemente, sì, perché no. Poi, se vuole rispondere lei, senatore. Rispetto alla domanda, la domanda che faceva... Noi dobbiamo stare attenti, io capisco che quando si parla di soldi sembra che siano tutti dalla stessa provenienza, quindi reddito di cittadinanza, i bonus, i monopattini. In realtà le linee di finanziamento nel nostro paese sono diversissime. Quindi per esempio nelle leggi di bilancio noi troviamo il reddito di cittadinanza e i vari bonus. I monopattini sono soldi europei che avremmo perso se non avessimo finanziato quel tipo di mobilità.
quindi non hanno a che vedere con quello che poi è stato speso per la pandemia, rispetto alla quale quello sì è stato fatto tutto in scostamento di bilancio. Cioè noi abbiamo avuto bisogno, tra cassa integrazione, sostegni, sanità, acquisto di materiale vario, di cui anche il Veneto ovviamente ne ha beneficiato per fortuna, sono stati fatti con risorse che abbiamo chiesto in extra deficit, grazie anche al fatto che l'Europa ci ha derogato, noi come tutti gli altri, dal patto di stabilità. Cioè per affrontare la pandemia abbiamo preso soldi in scostamento di bilancio, il resto lo stiamo facendo con i soldi nostri, quelli ai quali avete fatto riferimento. E vi prego, non mettiamo gli uni contro gli altri. Se è vero che c'è disagio sociale, non possiamo continuare a dire che c'è chi prende lo stipendio e gli aumentiamo anche lo stipendio e chi invece non prende nulla, perché creiamo le condizioni che hanno portato ieri alcuni delinquenti ad infiltrarsi tra persone oneste e creare quello che hanno creato. Allora, senatore, fra l'altro, ecco, devo dirle una cosa, che noi facciamo informazione e diciamo i fatti come sono, cioè quindi se è vero che Brunetta da un mese dice che vuole aumentare lo stipendio ai dipendenti pubblici, io lo devo poter dire, no, e questo non è sovillare i popoli, però eccetera, è semplicemente dire i fatti, dire poi ognuno interpreta. Si aumenta lo stipendio da almeno 13 anni. Sì, sì, ma questo ci sono lavoratori nel nostro però, paese. Però guardi, la democrazia, senatore, da 13 anni. No, vabbè, sono d'accordo. Pensionati. Sono d'accordo con lei, però fatalità, la tempestività con la quale questa cosa è avvenuta, io infatti ho rimarcato sul fatto che Brunetta, appena è stato nominato ministro, dopo 15 ore ha detto questa cosa qua. Se prendiamo la telefonata da casa, pronto chi parla? Pronto? Sì, pronto. Sì, chi parla? Sì, sono Graziano di Tiene, salve. Sì, prego. Volevo fare una proposta un po' così, visto che prima si è parlato che non ci sono soldi, l'Italia è fallita e quant'altro, no? Cioè, così tanto per dare un esempio del fallimento che è in atto, cioè anche i politici con quegli stipendi che hanno non producono PIL, non è il caso che magari sia così da togliersi qualcosa dai 8-10 mila, 12 mila euro che prendono al mese, così tanto per avvicinare anche la gente alla politica, che mi sembra che da un po' di tempo siano molto distanti, no? Va bene, grazie all'amico di Tiene. Assessore Corazzari, non credo personalmente che questa è la mia idea, e poi potrei sbagliarmi, che togliere una parte o devolvere una parte di stipendio sia per forza la panacea di tutti i mali. Credo invece che il politico debba, come dire, scendere dagli scranni di Roma e andare proprio in periferia a bussare le porte ai cittadini normali, citofonare le nonne, ai vecchietti, ai negozi, prendere appunti e dire: ma lei, voi cosa volete? Assessore Corazzari. Beh, occorre secondo me sottolineare come il primo dovere chi si occupa di un ruolo pubblico sia quello di cercare di fare il massimo del proprio impegno nel modo migliore possibile a servizio dei cittadini quotidianamente, con determinazione, con onestà e trasparenza, quindi di guadagnarsi quelle che sono le indennità che gli sono riconosciute. Poi è anche corretto dire che dare un esempio è importante e pertanto laddove ci sono delle situazioni di emergenza, noi tutti abbiamo la possibilità di devolvere una parte delle nostre indennità su un conto regionale che è stato istituito nell'imminenza della pandemia proprio anche dalla Regione Veneto. Noi tutti consiglieri abbiamo contribuito con una parte, ma questo al di là è una scelta che io ritengo ognuno debba poter fare, di dare una mano in una situazione difficile. Ma fuori da ogni ipocrisia, e penso che
chi fa bene il proprio lavoro e lo fa con onestà, trasparenza e determinazione ha già fatto la sua parte in modo importante, perché non condivido neanche la posizione di chi dice che chi si occupa della cosa pubblica non debba percepire assolutamente niente, perché questo ci farebbe tornare indietro ai tempi in cui l'attività politica veniva fatta solamente da chi aveva le possibilità economiche, da chi era benestante. Ecco, io penso che occorra trovare un equilibrio e soprattutto dare un buon esempio nel proprio lavoro e nella propria capacità di essere una persona onesta, trasparente e in mezzo alla gente e vicino alla gente. Quindi non rappresentare, di non apparire e di non essere come una casta distaccata. No, sono assolutamente d'accordo con lei, Assessore, se lo stipendio del politico, mi passi il termine, serve perché possa essere un investimento per il suo impegno personale e professionale sul territorio, penso che sia doveroso, giusto e anzi meritevole, perché questa cosa poi porta ovviamente a svolgere bene la propria funzione. Lasciatemi qualche secondo, qualche consiglio per gli acquisti, pubblicità, come volete chiamarlo, e poi continuiamo con la nostra trasmissione. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Bene, ringraziamo e salutiamo Insieme delle Persone. Siamo fondamentalmente un canale social dove facciamo convogliare tutte le nostre iniziative, cultura, medicina, il nostro TG, il Sestante News e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show Insieme delle Persone che va in onda qui su Canale 15. Quindi mettete mi piace su Insieme delle Persone TV e seguite le nostre iniziative. Massimiliano Zane, Venezia abbandonata, buonasera, abbandonata a se stessa. Buonasera. Cioè, Venezia abbandonata a se stessa. Beh, diciamo che Venezia ha abbandonato se stessa sostanzialmente. La città sicuramente sta vivendo una prova difficile, una prova molto impegnativa con questa pandemia sotto gli occhi di tutti, ma deve essere una prova da cui può rinascere, può sicuramente rinnovarsi, anzi è auspicabile che questa, diciamo, questa scure che è calata su di lei, su quella che è la realtà, soprattutto ovviamente quelle commerciali, quelle turistiche, quelle culturali. Ho sentito poco parlare di cultura negli interventi che mi hanno preceduto. Possono diventare una risorsa, devono tornare a essere una risorsa se ben orientati, se ben riorganizzati ed essere pronti alla ripresa. Ad oggi la città in un certo senso è una barca alla deriva senza una rotta ben precisa. Ecco, senta, ecco. Professor Zane, a proposito di questo, volevo chiedere questo anno passato, diciamo, in sofferenza, chi in un modo, chi nell'altro, qualcuno evidentemente neanche beneficiato, determinerà un cambiamento culturale secondo lei? Cioè domani potrà essere diverso rispetto al domani che potrebbe essere stato se non ci fosse stato la pandemia? Partiamo sicuramente da un fatto: ciò che è stato prima della pandemia ben difficilmente ritornerà come lo abbiamo conosciuto. Dire torniamo a com'era prima è, diciamo, un eufemismo. Non è possibile concepirlo, perché la pandemia ha toccato in maniera profonda sia le strutture economiche, che le strutture sociali, che le strutture imprenditoriali, che tutto l'intero ecosistema sociale della città, sia della città di Venezia, ma dell'intero paese, se non addirittura dell'intero mondo, parliamo addirittura. Quindi la normalità che conoscevamo, che poi nel caso specifico la città di Venezia non era più nemmeno una normalità, perché era un'anomalia semplicemente assodata, semplicemente accettata per com'era, ma non era una normalità, è auspicabile che si consideri la possibilità assolutamente di non ritornare a come era prima la situazione. Ciò che prima era un'opportunità oggi è una necessità. Ciò che era il panorama su cui noi ci muovevamo, su cui la città si muoveva, ma su cui anche le attenzioni rispetto alla città, tanto le attenzioni statali dello Stato italiano, dell'attenzione dell'Europa e l'attenzione del mondo sulla città di Venezia, sono cambiate, si sono modificate, e adesso noi abbiamo un foglio bianco su cui abbiamo l'opportunità di poter riscrivere quello che sarà il nostro futuro. È stato appena accennato un particolare per quanto riguarda il PNRR, ecco, quella è una opportunità che assolutamente è centrale per la ripresa. Io per deformazione professionale tendo a guardare alla soluzione più che a focalizzarmi sul problema. Il PNRR è un'opportunità che ci viene concessa dall'Europa, che ci mette a disposizione dei fondi, ma starà a noi saper interpretare quei fondi, allocandoli, non spendendoli, ma investendoli. Intendere già questa prospettiva vuol dire già fare un salto di qualità in quella che sarà la progettazione per la ripresa. Senta, anche attraverso quei fondi europei. Senta, professor Zane, scusi, le faccio domande un po' veloci, siamo quasi in chiusura, però lei ha parlato di foglio bianco prima, no? Secondo lei quale sarà il nome carattere cubitali o le categorie che carattere cubitali faranno da padroni o trainanti per il successo o il miglioramento della società? I giovani, i vecchi, gli anziani, i vecchi intendo gli anziani, gli imprenditori, i dipendenti pubblici, adesso mi dica lei come la vede. Le comunità. La parola fondamentale su cui noi dovremo lavorare è ripristinare un equilibrio fra le comunità. Tutti potranno concorrere ovviamente a una prospettiva di ripresa, assolutamente in una maniera equilibrata. Starà ovviamente ai decisori politici mantenere in asse questo equilibrio affinché tutti possano contribuire allo sviluppo e alla ripresa, assolutamente tutte le categorie, da quelle turistiche a quelle della ristorazione, a quelle imprenditoriali, a quelle pubbliche, a quelle del terzo settore, a quelle culturali,
tutte, se ben orchestrate, dovranno e potranno contribuire alla ripresa. E la grande difficoltà sarà proprio questa: non far eccedere i personalismi di categorie e soprattutto avere una visione in prospettiva, uscire dal vincolo e dal blocco culturale tipico italiano di rispondere in maniera energetica all'emergenza, lasciando, come dire, un po' in secondo piano la programmazione a lungo termine. Ecco, ciò su cui noi dovremo lavorare tanto sarà la programmazione, cioè sviluppare una capacità di vedere da qui a 2 a 5 anni, intervenire prontamente oggi per mettere in sicurezza e gestire la situazione, ma con la visione e l'intervento che possa guardare da qui a 5 anni. In questo senso penso alle migliaia di risorse inutilizzate, penso proprio a riscrivere il sistema culturale turistico, per esempio per la città di Venezia, ma non solo, per l'intero Stato italiano. Questa è un'opportunità importantissima per riscrivere le regole anche di un turismo accessibile, di una nuova accoglienza, di una nuova idea di accessibilità all'Italia, che non guardi solamente ovviamente all'implemento dei numeri, ma la diversificazione del modello, per esempio turistico, del modello culturale della città di Venezia e dello Stato italiano, che attraverso questo modello può effettivamente avere benzina ad alto potenziale nel proprio motore. Ecco, sono d'accordo con lei, professor Zane, aggiungerei anche che ogni cittadino deve sentirsi protagonista di questo, lo dico me stesso, lo dico ogni giorno a me stesso, ma anche alle persone. Approfitto di questo spunto del professor Zane. E ogni cittadino dovrà sentirsi protagonista di questo cambiamento, non piangerci addosso e superare appena possibile gli ostacoli, e pensare invece ad essere protagonisti di un cambiamento che comunque ci vedrà comunque, come dire, fautori. Ecco, quindi dobbiamo essere assolutamente in prima linea e propositivi, perché positivi non si può usare più, quindi propositivi. Bene, Zane. Anna Brondino, naturalmente candidata al sottosegretario al MEF, perché ovviamente, come abbiamo detto, lei è il mago dei numeri, però ecco, mi dica come sta andando l'iniziativa solidale che state sviluppando a Venezia. Ecco, innanzitutto facciamo un lancio, mi spieghi bene dove siete, cosa fate, così approfittiamo un attimo per fare pubblicità a questa bellissima iniziativa. Allora, grazie direttore. Allora, noi siamo l'Emporio della Solidarietà di Venezia e lavoriamo a Cannaregio, a Venezia Centro Storico. Aiutiamo le famiglie in difficoltà con una spesa gratis. Adesso le famiglie naturalmente purtroppo sono sempre più in crescita, perché gli ingressi, le persone che chiedono aiuto sono sempre di più. Adesso abbiamo cominciato a distribuire anche, quando il professore parlava di cultura, abbiamo cominciato a distribuire anche in collaborazione con la Fondazione Generale Marcianum dei tablet e dei pacchetti di Giga, perché è importantissimo che tutti possano partire da pari opportunità. Quindi anche le famiglie che sono in difficoltà, che hanno dei figli, è importante che questi ragazzi abbiano l'opportunità, a fronte che abbiamo visto che a livello italiano, ma anche a livello europeo, come ha detto Draghi, un ragazzo su 3 non ha la possibilità di collegarsi. Nel nostro piccolo abbiamo cominciato a distribuire dei tablet in comodato d'uso gratuito, dei pacchetti di Giga, perché i ragazzi possano seguire la Benissimo. Tratta. Senta Brondino, però invitiamo le persone che hanno un'eccedenza in frigorifero, un'eccedenza nella dispensa, a dare qualcosa, quello che possono, anche al vostro negozio. Assolutamente, le persone possono, che hanno voglia di aiutarci, possono andare nella nostra pagina Facebook, e se vogliono possono farlo sia tramite un bonifico, anche cifre piccole, a noi va bene tutto, nel senso che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Oppure nei giorni di apertura dell'Emporio, che sono il martedì mattina, il mercoledì mattina e il giovedì tutto il giorno, possono venire anche a portare una spesa. Venezia è una città veramente solidale. Abbiamo sperimentato come i veneziani sappiano unirsi e sappiano aiutare la gente che è in difficoltà. Quindi chiunque voglia dare una mano può venire, noi siamo a Santa Alvise proprio, può venire a portare una spesa per aiutare chi in questo momento la spesa non se la può comprare. Ecco, benissimo, bellissima iniziativa, Anna Brondino, questa cosa abbiamo detto anche un po' di tempo fa, sempre in trasmissione, ovviamente anche alle sue colleghe che state portando avanti questa cosa veramente utile, perché bisogna fare anche qualcosa di concreto. E, senta, senatore D'Arienzo, prima ha detto, mi è arrivato un messaggio
ha detto che bisogna vaccinare gli anziani, a proposito del piano vaccinale, però mi sa che da questo punto di vista noi siamo rimasti un po' indietro, cioè abbiamo vaccinato professori, impiegati delle US di 30 anni che magari mai hanno visto un malato in vita loro, però alla fine abbiamo trascurato proprio le persone che rischiano di più di morire se prendono il Covid. Ecco, quindi secondo lei che cos'è che non è andato alla fine perfettamente bene? La campagna vaccinale, le ordini di priorità sono stati stabiliti a livello nazionale, poi le regioni hanno adattato, sulla base delle priorità, hanno adattato le situazioni, quindi alcune scelte su alcune categorie sono state fatte dalle regioni, nel particolare per quanto ci riguarda dal Veneto, ma non mi risultano sbilanciamenti significativi tra le persone anziane, coloro che hanno delle patologie importanti, coloro che sono nel sistema sanitario e diciamo alcune categorie come quella degli insegnanti. Non ci sono sbilanciamenti significativi. La cosa più importante per quanto mi riguarda, e quindi sostengo l'impegno delle regioni per capirci, la cosa più importante è che noi riusciamo a vaccinare il maggior numero di persone che sono a contatto con gli altri e che hanno delle difficoltà o per anzianità o per patologie, perché più siamo veloci nelle vaccinazioni di queste persone, più saremo veloci nelle riaperture. Infatti nel programma nazionale è molto probabile che entro il mese di aprile noi opereremo alcune aperture significative, ma se possiamo permettercele grazie a queste vaccinazioni che si stanno facendo. Il problema non è questo, purtroppo il problema è che non ci sono tanti vaccini nel mondo, primo, secondo, quello che c'è, uno di quelli che c'è, la AstraZeneca, come sapete, ha dei problemi. Certo, certo. Anche oggi il Ministero della Sanità diramerà una circolare alle regioni per eliminare alcune categorie. Va bene. Questo incide molto su quello che si sta facendo, purtroppo. Assolutamente. Purtroppo. Va bene, senta, Assessore Corazzari, un minuto magari se vuole chiudere con un auspicio, un progetto, un'idea che, da sviluppare nelle prossime settimane per il Veneto, per il suo settore della cultura, per esempio. Beh, guardi, io in questo anno ho seguito i settori di mia competenza e devo dire che in particolar modo ciò che riguarda il mondo della cultura hanno attraversato un anno veramente duro e difficile e ancora adesso attendono veramente con trepidazione la possibilità di riprendere un'attività. Pensate che tutto ciò che è cultura prevede la relazione sociale, il contatto con il pubblico e quindi ha visto una chiusura pressoché totale. E devo dire tanti lavoratori che magari anche quelli meno tutelati, meno assistiti, si trovano in grandi difficoltà e anche noi come regione abbiamo cercato di fare la nostra parte. Devo però anche guardare un po' con fiducia al futuro. Io sono molto fiducioso per quanto riguarda il nostro tessuto sociale e soprattutto la nostra capacità imprenditoriale. Come Veneto abbiamo sempre dimostrato che nei momenti difficili comunque vi sono delle energie positive che ci hanno fatto superare le criticità e quindi penso che il nostro ruolo in questo momento sia quello di lavorare in modo serio e approfondito per risolvere il problema sanitario, per aiutare chi deve attraversare questa fase difficile, per guardare invece al futuro con poche regole chiare e con la capacità di investire bene le risorse che ci sono messe a disposizione. Quindi semplificazione, come è stato detto, investimenti mirati nelle infrastrutture, investimenti produttivi, investimenti al servizio del sistema economico e non assistenziali, come purtroppo abbiamo visto recentemente, e lasciare lavorare la nostra gente, lasciare liberare le energie del nostro sistema imprenditoriale, culturale, sociale, che ci sono e hanno bisogno solamente di trovare le condizioni per potersi esprimere e la sicurezza per poterlo fare da un punto di vista sanitario e da un punto di vista sociale. Quindi la politica può fare molto bene se fa il giusto, se fa il suo ruolo. Se ci vogliamo mettere a noi come politici o come sistema politico a individuare le priorità, a individuare i momenti di intervento in modo puntiglioso e con dei criteri che sono legati al passato, rischiamo di non essere al passo coi tempi.
sono assolutamente. Dobbiamo liberare le energie che ci sono e guardare al futuro per quello che sarà comunque un mondo nuovo che ci aspetta. Perché questa esperienza cambierà i paradigmi che abbiamo avuto nel passato, ma la strada che ci aspetta la faremo con le forze che abbiamo sempre dimostrato di avere come comunità. Bene, grazie, sono d'accordo con lei. Assessore, bene, allora siamo in chiusura, saluto tutti quanti, principalmente il dottor Christian Merton e il dottor Alfredo Marino, con i quali 12 minuti abbiamo parlato di posturologia, la possibilità per loro di intervenire sostanzialmente, che chi magari in questo particolare momento accusa un po' di stress fisico. Qui in studio l'avvocato Cristiano Anzolini, consigliere comunale capogruppo Fratelli d'Italia, tiene Vicenza, Cesare Busetto, segretario partito dei Veneti Venezia. Busetto, salutiamo il professor Zecchi, che ovviamente ricambio i saluti, ecco, simpaticissimo professor Zecchi, abbiamo avuto in trasmissione qui da noi, abbiamo intervistato Cristian Bottaro, sindaco Villanova di Campo San Piero, provincia di Padova. Grazie per la disponibilità, il senatore Vincenzo D'Arienzo, Partito Democratico Verona. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie veramente, sinceramente, senatore, del suo contributo. L'assessore, ringraziamo Cristiano Corazzari, assessore regionale Veneto per territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca, Lega Venezia. Il professor Massimiliano Zane, con la quale abbiamo intravisto assieme all'assessore Cristiano Corazzari una possibilità di una prospettiva futura, finalmente un foglio bianco, ha detto Zane, su cui scrivere qualcosa che ci rende protagonisti, progettista culturale, consulente strategico e valorizzazione delle risorse culturali di Venezia, Anna Bordino, presidente dell'associazione Corte del Forner per l'Emporio di Solidarietà. Venezia aiuta le persone che hanno bisogno veramente di aiuto. Grazie a tutti gli ospiti, grazie alle persone che hanno chiamato da casa, un abbraccio ai telespettatori, alle persone qui in studio, e veramente continuiamo, dobbiamo rimboccarci le maniche, noi siamo protagonisti, non pensiamo di essere aiutati da qualcun altro, siamo noi i protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Alla prossima, grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica.